Bene ragazzi e bentornati su questo canale, siamo tornati sulla serie del Como, sulla carriera allenatore su FIFA 16. Io come sempre sono Nidro, siamo tornati come ho detto nel Como. Siamo ritornati ad allenare una grandissima squadra, ci siamo lasciati con tantissimi acquisti e fondamentalmente abbiamo fatto un calciomercato semplicemente da urlo. Ora tocca al Como a fare la storia di questa carriera e facciamo e soprattutto iniziamo a fare storia con la Team Cup contro l'Empoli, che tra pochi giorni ci dovrà essere una partita a eliminazione diretta davvero molto e molto emozionante. Quindi rimanete sintonizzati fino alla fine della stagione per vedere che esordio farà il Como in Serie A, se ovviamente approda alla serie successiva. Comunque, dopo questa intro pazzesca e molto rustica, possiamo avanzare con i giorni e avvicinarci all'attesissima partita di Coppa Italia, Team Cup contro l'Empoli. Ci è andata molta fortuna che abbiamo incontrato l'Empoli e non ad esempio l'Inter, il Milan e la Juventus o il Napoli, subito delle bestie. Allora, come state vedendo, intanto sto facendo un'offerta a Pastrana. Non è un nome molto deficiente, però il giocatore non lo è affatto. Pastrana, esterno sinistro, visto che Villalba, come mi ha consigliato uno che lo pronunciavo male, Villalba è andato un po' a cacare la nostra trattativa perché non abbiamo money, anche se abbiamo fatto un cambio di proprietà incredibile. Comunque riusciamo almeno per ora a convincere Pastrana a arrivare nel nostro grandissimo Como, che il nostro obiettivo, lo ricordo, in queste entro due stagioni, o almeno massimo tre stagioni, dovremmo arrivare in Europa League. Quindi tassativamente questa stagione dobbiamo arrivare fra le prime in assoluto, e perciò se fra le prime assoluto ovviamente dobbiamo approdare subito in Serie A in un anno, e poi diamo a disposizione al nostro Como altri 2 anni per approdare in Europa nelle competizioni europee della Serie A e del mondo. Quindi ragazzi, allora adesso vediamo un attimino Pastrana come va a finire. Intanto ci sono i giorni della conferenza stampa dell'esordio del Como finalmente da squadra di Serie B, visto che quest'anno è arrivata in Serie B e ovviamente ci terrà a fare benissimo, visto che comunque in FIFA 16 non si può retrocedere in Serie C o in Serie C1, C2, perché non ci sono fino alla Serie B. Ovviamente noi in Serie B possiamo rimanerci, se anche se arriviamo ultimi per 4 anni di fila, rimarremo sempre in Serie B. Comunque ragazzi, io devo fare i complimenti al Como Reale, semplicemente perché solo per essere arrivati in Como quest'anno ha fatto un grande annata. Allora, Pastrana arriva al nostro Como, incredibile, quindi proviamo a metterlo subito in rosa perché Mtau, che è in prestito, visto che è in prestito abbiamo, ed è anche più forte Pastrana, è alla metà degli anni per quanto ho visto, mi è sfuggito l'occhio. Quindi ragazzi, siamo in grande attesa per la Coppa, visto che comunque se ci riusciamo a battere l'Empoli e passare, davvero secondo me facciamo già una grande impressione alla nostra dirigenza e ovviamente potremmo cavarcela per arrivare nella zona qualificazione Serie A. Comunque avanziamo, visto che non vedo l'ora di giocare, io direi che ci troviamo direttamente agli highlights della partita di Team Cup Empoli Como. Ed eccoci qui, questa immagine dovremmo portarcela avanti fino alla fine, l'immagine della Coppa Italia, e siamo quindi primo esordio del Needless Player e siamo qui quindi ad affrontare l'Empoli. Ovviamente come telecronaca c'è sempre Pierluigi Pardo e Stefano Nava, e ovviamente c'è anche qui con voi Needless Player a fare un commentary un po' schifoso, ma comunque commentary è.
Vediamo intanto la formazione. Pucciarelli, Maccarone, Saponara in il tridente che dobbiamo tenere d'occhio. E poi Skorupski in porta, che secondo me farà tante parate. Il nastro Como si presenta con Simone Scuffet in porta, Ambrosini, Vegas, Cassetti in difesa, Kolvolenko, Bessa, Cristante in attacco. E finiamo, inizia la partita. Attenzione, Paredes, tiro per un tiro, palo dell'Empoli, e già metti i brividi. E Bagua lancia per Pastrana prova a saltare, Pastrana ce la fa, prova a mettere in mezzo, c'è Bagua prova a tirare al volo, e Bagua la prima rete incredibile del Como. E viene Sassuolo perché ha appena finito la carriera con FIFA 15, quindi e Bagua prima rete ufficiale di questo Como nelle competizioni importanti. E Bagua sigla così l'1-0, Empoli 0, Como 1. Maccarone, occhio, l'Empoli sta attaccando solo lei. Maccarone, attenzione, prova il tiro fuori, il pallone brividi per il Como, davvero sta giocando da Dio l'Empoli, devo ammetterlo. E Bagua lancio per Iseka. Iseka prova ad andare, salta Costa in maniera perfetta. Iseka, che schifo è, che schifo è Iseka, che tiro di cacca. Bisogna essere lucidi nel momento. Occhio Buschel. Buschel prova a tiro Scuffet, miracoloso. Dice di no. Saponara. Palleggia ancora Saponara. Occhio Saponara, supera che si arriva. Prova il tiro. Alleluia. Scuffet di nuovo, miracoloso. Una mano dal cielo, Scuffet usa la mano del cielo, pezzo di Maizuma 11, mette in mezzo, oh, e spaziamo. Allora, è finito il primo tempo, ragazzi, sono contento di essere in vantaggio, però devo ammettere che ha attaccato solo ed esclusivamente l'Empoli, cioè purtroppo è così. Ha dominato l'Empoli e speriamo che riusciamo un attimino a ridominare noi la situazione, ma comunque è nettamente favorevole l'Empoli. Lancio per Iseka, bella palla per Cristante, vai Cristante, vai Brian, prova il tiro, no, Skorupski non si fa sorprendere, sostituzione fondamentale per provare calcio a d'angolo, mette in mezzo Pastrana, attenzione, tira, no, cosa è successo. Allora ragazzi, al 65esimo facciamo una sostituzione, anzi forse due, non lo so, adesso vedo. Devo togliere Iseka, che davvero mi ha sorpreso, ha giocato davvero molto male Iseka, cioè mi aspettavo qualcosa di più da lui. Provo a mettere Ambrose, che è la sua prima partita con il Como, e metto Benedicis ex Milan, e poi faccio tutte e tre ed entra anche Minotti al posto di Bessa. Ok, allora quindi noi possiamo riprendere nell'attesa dei cambi. Eccoli qui, esce anche dell'Empoli Saponara al posto di Ziendischi. I nostri li avete già visti, quindi Costa batterà la punizione. Spazza via, no, la riprende Maiello, grande palla per Mario Ruiz, il tiro, Scuffet, ancora una volta la mano del cielo di Scuffet, guardate al limite del palo, una parata da Casillas, una parata da Ter Stegen, i migliori portieri di Neuer, vai Ambrose, dai che c'è la ripartenza, sei veloce come Usain Bolt, vai, saltalo, vai, Ambrose, vai, continua Ambrose, tira, ma vaffanbocchi, super portiere sto Skorupski. Calcio d'angolo, Minotti in mezzo per Cassetti, la palla via e poi viene spazzata Pastrana, Benedicis, lancio per Kovalenko, Bagua, grande numero, Kovalenko passa palo, vai Bagua, cosa hai fatto davanti alla porta, come hai fatto a sbagliare così? No vabbè,
E finisce! E vinciamo e passiamo al turno successivo per 1-0, gol di Ebagua. Comunque ragazzi, l'ultima occasione è stato davvero pazzesco, cioè non so se avete visto un 1-2 pazzesco fra Kovalenko e Ebagua. Ebagua sbaglia un gol già fatto, Kovalenko invece becca il palo. No, ma davvero è stata una cosa che mi ha tolto 4 anni di vita. No, davvero ragazzi, non ci credo. Vabbè. Comunque abbiamo vinto, perché sono triste, perché davvero se fosse stato in svantaggio, cioè davvero avrei buttato giù il finimondo. Cioè, a parte quello. Però vabbè, comunque sono molto soddisfatto per essere passato, perché cavolo, siamo passati e siamo andati al turno successivo di Team Cup. Comunque era l'Empoli, cioè ci ha reso davvero grandissima difficoltà, quindi devo fare i miei complimenti all'Empoli, che si merita di essere in Serie A. Comunque questa sfida l'abbiamo vinta noi, perché siamo molto pro, e soprattutto per un grande Bagua, che comunque dopo la clamorosa papera che ha fatto davanti al portiere, comunque è stato grazie a lui e grazie, non mi ricordo chi è che ha messo, ma mi sembra Pastrana, il nuovo arrivato, ha messo l'assist per Ebagua, che poi l'ha messa dentro con una giravolta così all'atletica. Comunque, allora, vediamo un attimino. Avremo il Carpi la prossima, quindi un'altra squadra molto fattibile per la Team Cup, il Carpi, visto che è il neo promosso in Serie A. Ci stanno capitando squadrette, quindi potremmo avanzare sempre di più in Team Cup. Comunque ragazzi, allora, avanziamo, vediamo un po'. Voglio, prima di chiudere, voglio farvi vedere. Allora, vediamo, abbiamo il Perugia, ok, non la faremo in questo episodio purtroppo. Allora, voglio farvi vedere la rosa quanto è uscito. Simone Scunfet, davvero decisivissimo, cioè non ho mai visto un giocatore così decisivo in una partita. Tanto non è cresciuto niente, è cresciuto Bessa, che è in prestito dall'Inter, quindi non l'avremo. Kovalenko è cresciuto di 1,71, clamoroso. Ebagua meno 1, cioè te lo meriti dopo il gol sbagliato. Benedicis più 1, grande talento. Poi per il resto per adesso niente. Allora, vediamo un po'. Qua sembrerebbe 1 più 1 Bentivegna, che non l'ho usato. Paul Garcia più 1, meno 1. Vediamo un po' altri che sono aumentati. Niente. Allora, Simone Scuffè, davvero il titolo di oggi sarà la mano del cielo, perché davvero Scuffetta ha fatto una partita incredibile. Comunque ragazzi, per questo video finisce qua. Noi ci vediamo al prossimo episodio, penso, spero, di Carriera. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ringraziamo Scuffetta.